Ciao a tutti gli amici di Apple Mobile, sono Luca. Vediamo allora di svelare il mistero di questo famoso chip A5 e lo facciamo in diretta con gli esperti Apple fra qualche istante. Vi abbiamo detto allora che l'iPad 2 è equipaggiato con un processore A5, come viene indicato, è un dual core e quant'altro. Abbiamo l'iPhone 4S che anche lui è un chip A5 e viene indicato dual core. Ora, se avete fatto caso, noi prendiamo la nostra Apple TV, vedete che nelle caratteristiche abbiamo un chip A5 che è single core. Ma sarà vero? Chiediamolo a Apple e vediamo un attimino che cosa ci dicono loro direttamente dalla loro voce. Buongiorno, benvenuto in Apple. La sua chiamata potrà essere controllata e registrata. Per acquistare uno dei nostri prodotti o per informazioni sui prodotti, prema 1. Per supporto tecnico, riparazioni o per tutti i computer Mac, gli accessori o il software, premere 1. Abbiamo Per il premuto magico 1. e rivoluzionario nuovo iPad e suoi accessori, 2. Per gli iPod Touch, Classic, Nano o Shuffle e relativi accessori, 3. Per iPhone e accessori, 4. Per ripetere questo menu, premere 7. Direi che Per dobbiamo tornare al premere menu 3. principale, premere 9. Stiamo in attesa, vediamo un attimo. Libero. Buongiorno, sono Giovanni, cosa posso aiutarti? Buongiorno, una cortesia. Mi serviva un'informazione sulla Apple TV, che sto guardando sul sito vostro di Apple. Volevo sapere, nelle specifiche vedo che c'è scritto chip A5, però vedo che c'è scritto single core. Ora, io ho un iPad 2 e un iPhone 4S e tutti e due so che come caratteristica hanno dual core. È un errore o è diverso dagli altri due Non ho chip? capito di cosa stiamo parlando, però, nel caso specifico. Stiamo parlando dell'Apple TV o stiamo parlando appunto dell'iPhone No, o no, 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 dell'iPad? no. Stiamo parlando proprio della Apple TV, perché vedo che Ok, c'è. l'Apple TV è un riproduttore di immagine, Sì. naturalmente. Cosa mi interessava a lei in questo caso specifico? Cioè, volevo sapere questo chip A5 se era single core o dual core come gli altri. Grazie. Vediamo un attimo. Però in questo caso non è richiesto naturalmente al prodotto, nello specifico un riproduttore. Un attimo solo. Sì. Ma sinceramente qua non mi dice nulla che sia un dual core, però mi faccio vedere un attimo. Sì. Questa 5 no, a me nel caso in cui fosse stato un dual core me l'avrebbe sottolineato. Lei mi dice A5? Sì. Ok. Qua non mi dice assolutissimamente, non mi parla di dual core, quindi nello stato specifico l'unica informazione che le posso dare è che naturalmente non sia un dual core, però io le ripeto, noi siamo un dipartimento vendita, non Sì, siamo beh. il supporto tecnico, Certo, no, vabbè. però le posso solo dire che nelle specifiche del prodotto non c'è nessun dual core, quindi sarà appunto un unico core. Un unico core. Va bene, ci penso ancora un attimino, al limite vi Ma penso richiamo. che comunque all'atto pratico non sia richiesto al prodotto di avere un processore ai livelli di un iPad o di un iPhone, in questo caso Certo. specifico. Stiamo Sì. parlando di un prodotto che lei utilizzerebbe per streaming appunto direttamente, cioè per visualizzare appunto film direttamente dall'iTunes, Esatto. o per poter visualizzare foto che ha sul suo computer, Sì, quindi non è sì. che viene richiesto in questo caso specifico tante operazioni allo stesso tempo, diciamo. Ecco. Il Va bene. processore è quello, diciamo che il processore naturalmente si intasa quando vengono richieste più cose. D'accordo, intanto la ringrazio, molto Ma gentile. comunque Buona va bene, allora giornata. le auguro buona giornata, arrivederci. Salve. Beh. Speriamo che non siano tutti quanti così i commercianti Apple, perché onestamente se avessi dovuto decidere di fare un acquisto in base a quello che mi veniva detto da questo operatore, sinceramente sarei propenso a non acquistare ovviamente la Apple TV che sappiamo benissimo che cosa fa. Il mistero resta quindi fitto, vedremo di sapere qualcosa magari in qualche Apple Store. Grazie a tutti, ciao!